Biccari, borgo autentico d'Italia, è il primo comune della provincia di Foggia ad aderire al progetto Cooperativa di Comunità. Il sindaco del piccolo comune dei Monti Dauni, Gianfilippo Mignogna, ci spiega in cosa consiste questo modello di innovazione sociale. È innanzitutto una infrastruttura sociale, è un modo per rimettere tutte le persone del territorio insieme a ripensare il territorio e a cercare di costruire delle opportunità di lavoro. È un'azienda vera e propria, che avrà questo impulso da parte dell'amministrazione comunale, ma che poi deve camminare con le proprie gambe, e che mira a riutilizzare e valorizzare i nostri beni dormienti, cioè quei beni pubblici che sono a disposizione del territorio, ma che non sono stati utilizzati o valorizzati adeguatamente. Pensiamo ad esempio ai tanti immobili del comune, ai nostri boschi, ma anche, diciamo, al nostro patrimonio artistico e culturale. Stiamo mettendo tanti giovani a lavorare su questi progetti, si stanno confrontando anche con partner importanti, a cominciare da Borghi Autentici, e quindi vuole essere un modo per ripensare il nostro territorio, il nostro futuro. I cittadini sono quindi produttori e nello stesso tempo fruitori di beni e servizi, un modello che crea sinergia e nuove opportunità di lavoro. Mignogna ci illustra l'idea progetto di Biccari. Gestire innanzitutto i beni che abbiamo. Noi abbiamo dei progetti o dei beni che non sono stati mai realizzati e gestiti, ad esempio l'area camper, ad esempio le infrastrutture ricettive sul lago, ad esempio la torre civica che potrebbe diventare un vero e proprio contenitore culturale. Noi vogliamo prendere questi beni dormienti, darli a dei ragazzi, farli gestire e creare opportunità di lavoro.